14 arresti nell'operazione che gli inquirenti hanno voluto battezzare The End, la fine di un gruppo criminale violento gli assegnata affiliati alla Cosca Santa Paola di Catania che a Paternò detenevano il controllo del traffico di droga e delle estorsioni. L'ennesimo tentativo estorsivo però non ha funzionato, un imprenditore infatti anziché pagare ha denunciato. L'operazione è partita, le indagini sono partite anche da una denuncia di un operatore economico del palermitano che aveva denunciato il ritrovamento della tanica di benzina con un amico. Un gruppo dedito all'estorsione, al traffico di stupefacenti, al recupero di crediti. E poi l'attività investigativa, le intercettazioni che ancora una volta fotografano la tracotanza mafiosa dell'appartenenza a un gruppo da una parte e la riverenza di chi è assoggettata dall'altra, come l'inchino al boss durante la festa patronale. Il fatto di essere pronti a affrontare la galera senza collaborare con la giustizia, il fatto di essere orgogliosi di aver raggiunto l'affiliazione, ma soprattutto contro la mafiosità che è stata espressa nel triste episodio di dicembre durante i festeggiamenti patronali in occasione dell'inchino al figlio del boss. Nel corso delle indagini sequestrati anche cocaina e armi.